Il Mediterraneo è per molti un punto di riferimento, un orizzonte, un confine, intreccio di rotte e vie di comunicazione. Per i saraceni fu il mare di mezzo, un mare incantato che ha legato le sorti di popoli e suggerito rime a poeti e scrittori che trovano ispirazione nell'azzurro delle sue acque, piene di colori e di storie, come quella che vi stiamo per raccontare. Sicilia, Museo Archeologico Regionale Lilibeo di Baglio Anselmi di Marsala. Dei tecnici stanno costruendo una struttura per rimontare una nave oneraria romana del III-IV secolo d.C., recuperata nei fondali di Marausa a pochi chilometri da Marsala. Il restauro del relitto è stato realizzato nel laboratorio della Società Legni e Segni della Memoria di Salerno, che ha utilizzato un innovativo sistema di trattamento del legno. Tutti i legni numerati con precisione nella fase di smontaggio formeranno le tessere di un mosaico che di lì a poco verrà rimontato, in modo tale che la nave di Marausa possa riprendere la sua forma originaria. Nella mia ormai lunga carriera di archeologo e archeologo subacqueo, l'impresa, l'avventura di Marausa è stata una delle più entusiasmanti. Ricordo ancora il giorno in cui responsabile del servizio archeologico della Soprintendenza di Trapani ricevetti la telefonata dall'amico di Bono che mi diceva, allora non lo conoscevo, mi diceva per telefono, caro professore, ho trovato una nave. Tra me e me dissi, ma la solita bufala dell'amatore che trova quattro pezzi di legno e pensa che sia una nave antica. Però, siccome è giusto a mio avviso dare credito a chiunque, stabilimmo subito un appuntamento, andai a vedere e in effetti era un relitto. Era il relitto che poi si è rivelato essere uno dei relitti più consistenti ormai nel panorama italiano dei relitti romani e che ha dato adito a una impresa di carattere culturale di grande pregio e poi anche a un'operazione di esposizione museale che certamente è di grande rilievo. Ma andiamo un po' ai fatti. Dopo la scoperta abbiamo realizzato una serie di campagne di scavo che hanno prodotto la rimozione totale di quello che restava del carico e poi lo smontaggio del relitto, il lungo lavoro di restauro e conservazione e poi il rimontaggio nei locali del museo di Baglio Anselmi di Marsala. Tutta l'opera è stata finanziata dall'Assessorato regionale ai beni culturali e identità siciliana e in parte con i fondi del lotto. Il relitto di Marausa è stato trovato a pochi metri dalla spiaggia, un ritrovamento assolutamente fortuito. Nell'agosto del 99, andando in giro come facevo spesso con la mia mascherina e le pinne, sono stato attratto da una sorta di pezzo di legno molto rovinato dal tempo, infatti cresceva sopra la flora marina. Mi sono avvicinato e sono andato giù a toccare con mani per capire di che cosa si trattasse. Mi sono reso conto che effettivamente era un bel tocco di legno, ripeto, rovinato, e siccome era conficcato sul fondo, che era fangoso e morbido, allungai le mani per capire fino in fondo di cosa si trattasse, toccai liscio a destra e a sinistra, ma contemporaneamente sentii sotto le dita qualcosa di duro. L'afferrai e la tirai con molta delicatezza fuori, era un collo d'anfora. Ritornai dentro con le mani, riacchiappai un altro oggetto altrettanto e tirai fuori un puntale d'anfora. A quel punto mi fermai perché realizzai che si trattasse di qualcosa di veramente interessante. Invitai mio figlio Fabio e mio nipote a ritornare sul sito per capire fino in fondo e avere certezza. E così facemmo. Ritornammo e in effetti trovammo dell'altro legno, trovammo degli altri cocci, così che invitai i miei figli ad andare a fare la denuncia
alla locale Guardia di Finanza, una denuncia chiaramente che descriveva tutto ciò che avevamo fatto. A poche decine di metri dalla costa di Marausa, tra Marsala e Trapani, potrebbe esserci un cimitero di navi. Nell'agosto del 1999, quando era appena stato istituito il GIAS, Gruppo di Indagine Archeologica Subacquea, siamo stati subito chiamati per un intervento di verifica, perché sembrava fosse stato ritrovato un relitto qui a Marausa. Siamo venuti e abbiamo fatto un'immersione e abbiamo verificato, documentato, fotografato, filmato quello che spuntava dal fondale fangoso, e che chiaramente ci faceva capire che si trattava di un relitto di antichissima data. Spuntavano semplicemente le estremità di cinque ordinate e il sottostante fasciame esterno della nave. Abbiamo subito progettato un intervento per la verifica del relitto. Questo intervento è stato fatto in collaborazione con la Sovrintendenza di Trapani, e l'intervento è consistito in uno scavo trasversale alla nave, trasversale nel senso che abbiamo fatto un transetto di larghezza di un metro che seguiva la direzione delle ordinate, e questo ci portava ad avere una sezione trasversale dell'intera nave. E abbiamo capito che l'intera nave era sotto il fango, sotto uno strato di circa un metro di argilla plastica, oltre alla matta di posidonia e a uno strato di anforaceo. A 10 anni dal ritrovamento, la Soprintendenza del Mare Siciliana, grazie al costante e tenace impegno del suo soprintendente, professor Sebastiano Tusa, nel 2009 ha iniziato una campagna sistematica di scavo durata 3 anni, con la partecipazione di archeologi, subacquei, ingegneri, restauratori e storici. Il primo intervento di scavo è stato affidato alla società di lavori subacquei Atlantis, che dopo diversi mesi ha portato alla luce il relitto e il suo carico. Questo intervento ha chiarito l'esatta consistenza della nave, delle sue caratteristiche e dello stato di conservazione. Dai reperti si è potuto stabilire che si trattava di una grossa nave romana e probabilmente, data la vicinanza alla costa, una buona parte del suo carico venne recuperata poco dopo il naufragio. Questa qui è proprio l'area di scavo, l'area del cantiere di scavo del relitto di Marausa. Da qui si partiva per andare nel punto di immersione, che si trova a circa 50 metri dalla battigia. Quel cumulo di pietre è ancora il segno di un recente molo abusivo che era stato realizzato per una lunghezza di circa 30 metri, che andava a finire quasi vicino all'area di scavo in cui è presente il relitto. E proprio la realizzazione di questo molo ha fatto sì che le correnti cambiassero e andassero a scavare il cumulo di fango che copriva il relitto. E senza questo molo abusivo noi non avremmo forse mai rinvenuto il relitto di Marausa. Paradossale. Dopo aver constatato la preziosità del relitto, ha inizio la fase di recupero del carico. Vengono riportate alla luce diverse ceramiche, ma principalmente anfore, alcune delle quali rivestite di pece, che erano adibite al trasporto di vino o di salsa di pesce, il cosiddetto garum. Altre invece prive di rivestimento, che dovevano essere state utilizzate per trasportare olio, sebbene con molta probabilità una parte consistente del carico doveva essere composta da frutta di vario tipo.
il rinvenimento di questo relitto in questo sito anomalo, perché l'energia, diciamo, dispersiva del Motondosa avrebbe potuto disperdere i legni e non avremmo trovato nulla. Però in realtà di questo non succede. Non succede perché il relitto va a fondo con l'appicco, con sopra un caricanforaceo che lo fissa al fondo. Mentre lo fissa al fondo, dalla foce del fiume Birgi, che sfocia qui vicino, arriva del limo che sommerge tutto quanto il carico, il relitto, togliendo la luce ai pezzi. Nel frattempo si deposita e viene inglobata nel limo, sertargillitico, della posidonia, che degradandosi, decomponendosi, elimina l'ossigeno. Quindi l'insieme tra il limo e la posidonia creano un ambiente privo di ossigeno e privo di luce, un ambiente che, diciamo, non permetteva l'esistenza della vita, il propagarsi della vita, e quindi costituiscono una barriera impenetrabile agli agenti aggressori. Quindi, diciamo, il legno si salva e arriva ai nostri giorni. Al termine di questa fase, il relitto viene sigillato con dei teli per qualche anno, in attesa di nuovi finanziamenti per il suo recupero. Il buono stato di conservazione del carico ha fornito importanti informazioni per la progettazione del totale recupero della nave. Ma è interessante pure la rotta che questa nave faceva e il luogo dove doveva andare. Sicuramente era partito dalla Bizacena, cioè dalla odierna Tunisia, con un carico di prodotti agricoli, ma anche probabilmente salsa di pesce, pesce secco, quindi un carico misto. Nocciole, olive, granaglie varie, pesci di vario tipo seccati o sotto sale, quindi un vero e proprio carico misto, di cui abbiamo trovato molto poco, perché essendosi arenata vicino alla costa, in pochissima profondità, ovviamente quasi tutto il carico fu prelevato dagli urinatores dell'epoca, o comunque dallo stesso equipaggio, probabilmente, che ci auguriamo si salvò perché erano in prossimità della costa. Guardando le mappe e le foto aeree della zona, la mia convinzione è che stesse per entrare in quello che era allora l'estuario navigabile del fiume Birgi. Stava quindi entrando in questo estuario e doveva andare a scaricare presso una villa rustica di epoca romana, dello stesso periodo, che abbiamo identificato nell'entroterra, a qualche centinaio di metri dalla costa. Probabilmente sbagliò il nocchiero, sbagliò la manovra di ingresso nell'estuario, la nave si mise di piatto nei confronti della costa, dovette sbattere contro qualche scoglio o nel basso fondale, si frantumò e si arenò. Poco distante dall'area del relitto sono state localizzate delle banchine e lignee, costituite da elementi cassonati ricolmi di materiale di risulta ben databile e coevo a quello di nostro interesse. Verosimilmente quanto resta di un piccolo porto fluviale e lagunare collegato ad alcuni siti ubicati poco distanti, in un'area appena più elevata, anche se a soli 20 metri sul livello del mare, ma sicuramente risparmiata dalle continue esondazioni fluviali. I dati provenienti dallo studio del carico del relitto tardoromano di Marausa, il cui 80% è rappresentato da una produzione africana, rappresentata da una molteplicità di varianti tipologiche e anche da diversi bolli incisi, punzonati e anche graffiti pre e post cottura. Lo studio quindi dello scafo ligneo, che a fondo piatto, di dimensioni ridotte, in condizioni poco prestanti, dal momento quindi che sono state riscontrate delle molteplici riparazioni plumbe lungo il corso di fasciame ed anche il riutilizzo quindi di alcune parti lignee. E questi dati, assieme allo studio, quindi alla ricognizione del territorio, che da una parte hanno rivelato la vicinanza alla via Valeria, una via consolare romana che andava da Messina a Lilibeo, con tanto di ponte romano, oggi ahimè divelto, e dall'altra parte hanno attestato che tra il III e il IV secolo d.C. era rappresentata da una distesa lagunare, quindi si pensa che tutta quest'area fosse un'unica distesa lagunare. Tutto questo in un momento storico particolare in cui la Sicilia si ritrova ad essere protagonista
negli scambi commerciali del Mediterraneo lasciano attestare sicuramente evidenti commerci con l'Africa. Questa produzione anforica infatti proviene dalla Zeugitania e dalla Bizacenia. Ed ancora il riutilizzo delle anfore, in questo caso trasportavano nocciole, noccioline, noci, fichi, pesche, olive, a differenza di quanto la bibliografia ci dice, che normalmente queste anfore erano concepite per il trasporto del garum. Ed ancora che la nave di Marausa, con i suoi requisiti naturalmente e per le sue condizioni, fosse una nave concepita per la navigazione sui bassi fondali e la navigazione quindi fluviale o anche lagunare. Per questi motivi abbracciasse una rotta che andava sicuramente nella parte occidentale della Sicilia, quindi da Trapani fino all'Illibeo, e comprendesse verosimilmente il circuito delle isole Egadi. Nel 2011 viene riaperto il cantiere. Archeologi e operatori subacquei, restauratori del legno e tecnici della soprintendenza del mare iniziano le fasi di smontaggio e recupero. Sulla battigia viene approntato il cantiere, anima logistica di tutte le operazioni e le attività. La scarsa profondità del mare suggerisce ai fratelli Gallo, proprietari della ditta Legno e Segni della Memoria, un sistema a binari per il recupero di tutti i legni. Dopo aver liberato il relitto dal suo carico e dai sedimenti sabbiosi che lo ricoprivano, lo scafo appare ben conservato, soprattutto nella parte centrale, mentre molte estremità sono consumate e aggredite dalla teredine. Il nostro compito è stato fin dal principio quello di ultimare lo scavo di quanto copriva il relitto e quindi di smontare interamente questo relitto per poterlo togliere dall'acqua e poterlo dare ai restauratori che di lì a breve avrebbero iniziato il trattamento di restauro. Il lavoro è durato più di un mese, abbiamo lavorato costantemente in acqua tutti i giorni per 8 ore al giorno, eravamo squadre minimo di 3 persone in acqua, massimo 4-5 persone, archeologi navali, archeologi subacquei, tecnici della soprintendenza, e ci siamo alternati in acqua realizzando sia lo scavo integrale della parte di carico che ancora rimaneva, che poi la documentazione di tutti i legni. La documentazione dei legni cosa significa? Che abbiamo fatto fotografie ma soprattutto rilievi in scala, disegnando sott'acqua direttamente. Abbiamo rilevato tutti i pezzi in modo tale da poter smontare il relitto un po' nel percorso inverso col quale era stato costruito. Abbiamo quindi iniziato dalla parte interna, il fasciame interno che ricopriva l'interno dello scafo, poi abbiamo smontato tutta l'ossatura e poi siamo arrivati al fasciame esterno, quindi la parte a contatto con l'acqua quando la nave stava navigando. Un importante trattato internazionale che mira alla salvaguardia del patrimonio culturale subacqueo è stato adottato alla Conferenza Generale dell'UNESCO il 2 novembre del 2001. Entrato in vigore il 2 gennaio del 2009, viene immediatamente sottolineato come il patrimonio culturale subacqueo sia considerato parte integrante del patrimonio culturale dell'umanità ed elemento meritevole di tutela in virtù della sua importanza quale elemento storico-culturale. Alcuni principi generali sono l'obbligo per le parti di preservare il patrimonio culturale subacqueo nell'interesse dell'umanità, il divieto di sfruttamento del patrimonio culturale subacqueo a fini commerciali e, come opzione prioritaria, la conservazione in situ del patrimonio culturale subacqueo. Ma il relitto di Marausa è stato un caso eccezionale, sia per la sua integrità come stato di conservazione, sia perché si trovava a non più di 2 metri di profondità e a pochi passi dalla spiaggia. L'intero relitto al momento del rinvenimento misura 13 metri di lunghezza e 8 di larghezza. I 700 pezzi di legno che formano la nave vengono smontati uno dopo l'altro e custoditi all'interno di casse, per poi essere portati in superficie, dove vengono immediatamente trattati dai restauratori del legno. Vai.
Il pezzo più importante che abbiamo tolto dall'acqua, il pezzo che ci ha dato anche la maggiore difficoltà dal punto di vista tecnico, è stata la chiglia, che abbiamo deciso di togliere in pezzo unico, un pezzo lungo più di 9 metri, ed è una chiglia realizzata con un'unica trave, una chiglia molto, molto bella, molto interessante, nel senso che è una chiglia che a suo tempo era stata rivestita all'esterno. Purtroppo il rivestimento è andato perduto, ma com'era nella progettualità di chi l'aveva rivestita, perché il rivestimento con legno leggero della chiglia doveva proprio servire per evitare che i microrganismi che oggi si attaccano agli antifouling degli scafi moderni si attaccassero anche all'epoca e potessero attaccare il pezzo principale. Le tavole più lunghe vengono barellate fuori dall'acqua per mezzo dei binari. I restauratori iniziano immediatamente il loro trattamento. Dopo la smobilitazione del cantiere è stato necessario intervenire anche sotto l'aspetto ambientale, bonificando tutta l'area da tutti quelli che erano i materiali, i residui rimasti sui fondali. L'operazione di recupero è consistita nel recupero del vero e proprio dei picchietti, dei materiali ferrosi, di tutto quello che è stato il materiale anche di rilevamento e di trattamento e di taglio effettivo del materiale ligneo recuperato. I lavori di bonifica sono stati realizzati dal personale della Soprintendenza del Mare in collaborazione con il nucleo subacqueo della Guardia di Finanza. Questi lavori sono stati necessari intanto perché la Soprintendenza del Mare si occupa anche di paesaggio sottomarino e quindi è molto sensibile a questo aspetto. E poi perché, essendo il lido di Marausa una zona balneare, era necessario rendere fruibile ai bagnanti nuovamente questa zona di mare che per il periodo dei lavori era stata interdetta e quindi non fruibile dall'utenza. Il 2 ottobre del 2011, all'imbrunire su questa costa, molti passanti che ci avevano seguito nello scavo, nel recupero, si soffermano per vedere il recupero della chiglia, un legno lungo 10,50 m, era proprio il più profondo, a 4 metri di profondità. Si doveva recuperare a mano per non spezzarla. Ci vollero le braccia di 12 persone che la portarono fuori. Al recupero avvenuto fu, diciamo, sottolineato da un applauso che ancora oggi ricordo. Era il 2 di ottobre del 2011. Il 3 ottobre i legni partivano per Salerno, quindi la nave ripartiva, ricominciava a navigare, andava a Salerno per il restauro conservativo. Recuperata la chiglia il 2 ottobre del 2011, il giorno dopo abbiamo caricato un bilico di 13 metri con le 14 casse contenenti 700 pezzi smontati a Marausa relative al relitto romano del III secolo dopo e le abbiamo trasportate nel laboratorio di Salerno. In questo momento infatti siamo nel mio laboratorio di Salerno, Legni e Segni della Memoria, dove sono appoggiate le casse ormai svuotate e scaricate che contenevano i legni. I legni, come vedremo in seguito, sono stati sistemati in vasche d'acciaio e dove è stata avanzata la desalinizzazione e le fasi successive relative all'impregnazione e a quant'altro serve per rendere i legni stabili e pronti alla musealizzazione. Il restauro in corso nei laboratori di Legni e Segni della Memoria è il frutto di un lungo e paziente lavoro. Come prima cosa, i legni vengono purificati completamente dai sali e dai minerali che si sono accumulati nel corso di quasi 2 millenni di permanenza sott'acqua. Sono sottoposti a desalinizzazione e demineralizzazione. Immersi con ripetuti cambi in acqua demineralizzata, fino a che il test di conducibilità comprovi l'assenza di sali. Da questo momento inizia la fase più complessa. Il prelievo di carotaggio verrà eseguito nell'alloggiamento della mortasa,
per evitare deturpare ulteriormente il legno, poiché il carotaggio consiste nel prelevare una carota circa lunga 10 cm, quindi il foro risulterebbe abbastanza grande. Prima di eseguire il carotaggio ci andiamo a scegliere la mortasa, perché la mortasa deve essere vuota, altrimenti inficiamo il prelievo, nel senso che andiamo a prelevare due tipi di essenze, l'essenza della mortasa e in più l'essenza proprio della chiglia. Questo carotaggio ci serve per poter eseguire delle indagini chimico-fisiche sul legno. Dagli carotaggi effettuati sui campioni abbiamo effettuato delle indagini chimico-fisiche per venire a conoscenza dell'indice di regrado dei nostri legni. Abbiamo condotto analisi di massimo contenuto d'acqua, del contenuto di ceneri, la densità basale e abbiamo ottenuto dei risultati che ci hanno consentito di applicare un protocollo adeguato per l'impregnazione di questi legni. Il massimo contenuto d'acqua delle tavole di fasciame andava dal 400 al 500% di acqua e invece nelle ordinate dal 500 al 650% di acqua, quindi erano legni parecchio degradati. E poi abbiamo effettuato dei prelievi a bisturi per la xilotomia, quindi la conoscenza dell'essenza lignea. E dalle indagini effettuate abbiamo delle essenze varie di fasciame, larice, cedro e anche pino, e invece sulle ordinate abbiamo riscontrato frassino e larice. La chiglia invece è di pino. Dopo le analisi chimico-fisiche fondamentali per decidere il tipo di procedimento da adottare, tutto il legno viene immerso in acqua demineralizzata in maniera tale da perdere tutto quello che è il contenuto di sale e di metalli che può esserci dentro, magnesio, calcio e tutto quello che può creare problemi durante il processo di essiccazione. Ovviamente questo tipo di indagine, cioè di il processo avviene valutando semplicemente la conducibilità dell'acqua. Quando a un certo punto il valore rimane costante, si toglie il legno dall'acqua demineralizzata e si immerge in parte in materiale impregnante. Il tipo di impregnante viene sempre utilizzato nelle vasche con un certo valore di densità in base proprio alla capacità del legno di assorbire il prodotto. Proprio per questo motivo l'impregnazione avviene in due momenti separati, una prima fase iniziale e una seconda fase dopo una preessiccazione, cioè viene utilizzato un sistema in un silos sostanzialmente sottovuoto con un sistema praticamente di compressione e decompressione che tende ad allontanare parzialmente il grande livello di acqua che è contenuta all'interno delle tavole. Parliamo del 400-500%, per cui dobbiamo dare la possibilità al legno di assorbire l'impregnante. Una volta che siamo scesi di un 100-150% di contenuto d'acqua, immergiamo di nuovo le tavole o il materiale ligneo all'interno delle vasche in maniera da dare la possibilità all'impregnante di essere assorbito. Una volta terminato il restauro della nave, tutti i legni trattati ed essiccati sono pronti per essere montati. Il lavoro è stato completato. Le casse con i legni vengono portate al Museo Archeologico Regionale Lilibeo Baglio Anselmi di Marsala. Prima di iniziare il montaggio della nave, vengono visionati i disegni realizzati precedentemente. Tutti i legni numerati saranno incastrati come in un puzzle, pezzo dopo pezzo, in modo tale da poter rimontare perfettamente la nave. Questo scafo è particolarmente singolare sotto il profilo della tecnica costruttiva, che suggerisce interessanti ipotesi sulla possibile tradizione cantieristica a cui apparterrebbe. Le navi da trasporto di questo tipo erano costruite con una tecnica a guscio portante, esattamente al rovescio di quella attuale. Per questo motivo, i tecnici prima monteranno la chiglia, poi l'esterno e dopo l'ossatura.
Tutti questi legni sono legni di riparazione, vedete che hanno, lo vedi, che hanno delle forme molto strane, si vede, hanno una forma insolita come questa, molto ondulata, e questa forma è stata data appositamente proprio per poter inserire queste tavole in un momento successivo. Qui si vede molto bene, perché abbiamo la tavola che è stata inserita ed una linguetta, uno dei tenoni, inserito trasversalmente proprio per bloccarlo sulle tavole che invece si conservavano dalla prima costruzione. Queste riparazioni interessano tutta questa zona dello scafo, e la cosa interessante è pensare, almeno questo è quello che si è potuto capire attraverso lo studio, che questa sia stata non solo una zona oggetto di riparazione probabilmente poco prima dell'ultimo viaggio, ma questa zona è stata anche probabilmente il punto in cui la nave ha colpito o la secca o la sabbia e dalla quale ha cominciato a imbarcare acqua. E quindi è stato molto interessante e molto bello poter scavare e poter studiare questo relitto, perché per la prima volta abbiamo anche capito la causa dell'affondamento, quantomeno la dinamica. La nave ha impattato molto probabilmente contro un fondo sabbioso o forse contro uno scoglio e ha cominciato a imbarcare acqua da questa parte. A quel punto la nave si è adagiata su un fondo che non era sicuramente molto profondo, era un fondale di pochi metri. Una parte del carico e alcuni degli elementi sono stati tolti, noi non abbiamo traccia dell'albero, non abbiamo trovato nulla dell'albero e nemmeno della scassa dell'albero, e possiamo ipotizzare che, come sappiamo poteva accadere in antichità, quello sia stato recuperato. E però la cosa interessante è che questo scafo ci ha raccontato appunto la dinamica del suo affondamento. La lunga chiglia della nave, il fasciame esterno, il fasciame superiore, legni di diversa grandezza che formano le tessere di un mosaico. I restauratori, dopo diversi anni dalla scoperta, oggi finalmente sono in grado di ricostruire la nave. Un ulteriore e recente finanziamento da parte dell'Assessorato dei Beni Culturali della Regione Siciliana ha permesso di assemblare la nave di Marausa presso una delle grandi sale del Museo di Baglio Anselmi. Non solo un luogo dove si conserva la cultura, ma anche un vero e proprio punto di riferimento per una comunità che è custode unica della storia e della tradizione del territorio. Abbiamo voluto rappresentare due modi di ricostruzione. Una è quella orizzontale, così come l'abbiamo trovata sul fondo, per far capire alle persone come era veramente adagiata sul fondo. L'altra parte, che la possiamo vedere, è come si è tentato di ricostruire la nave così come si ipotizza fosse al momento della navigazione. Abbiamo voluto inserire questo relitto, il relitto di Marausa, in questo museo perché è un museo che innanzitutto si trova nei pressi del luogo di rinvenimento, ma anche perché contiene un'altra importante nave, la famosa nave punica di Marsala, la cosiddetta nave punica di Marsala, che fu trovata nei pressi dell'Isola Longa da Honor Frost, scavata da Honor Frost, la grande archeologa inglese che scavò sia questo relitto sia altri relitti nel Mediterraneo, e che è considerata l'unico relitto di nave da guerra esistente, così antica esistente al mondo. Per cui si configura questo museo come un polo di archeologia navale di grande interesse, che è arricchito anche da una pregevole esposizione di decine e decine di anfore provenienti dallo Stretto di Sicilia. Quindi in questo museo si racchiude un'importante pagina della storia dei mari di Sicilia, che insieme allo speculare museo che si trova presso l'Acropoli di Lipari, a Lipari, danno alla Sicilia una, possiamo dire, una posizione primaria nel campo dell'esposizione museale navale a livello mediterraneo e oserei dire anche mondiale. I musei per molti anni sono state come
le spiagge d'inverno, avevano accolto relitti indifferenziati e lasciati lì all'indifferenza di tutti. Credo che siamo passati a un'epoca diversa dove valorizzare questi straordinari contenitori e tutte le bellissime collezioni sia fondamentale. Non fa eccezione il Museo Lilibeo di Marsala con le sue specificità, che sono questa nave punica alle mie spalle, è una nave romana straordinaria, recuperata da poco e che speriamo di dare alla fruizione in tempi molto, molto brevi. Ma il resto del museo ha rivisitato le sue vetrine, le sue bellissime collezioni, è un look molto accattivante e molto moderno. E proprio per andare incontro alla modernità abbiamo cercato di coinvolgere quanto più possibile i giovani per farli sentire attori di questo processo che non può mai calare dall'alto. La Sicilia è un museo storico archeologico a cielo aperto che custodisce relitti, reperti e pagine di storia. La nave di Marausa, assieme alla nave punica, ha incrementato l'offerta culturale che ha per tema i tanti aspetti della storia e dell'archeologia navale e subacquea di questa parte del Mediterraneo.